Chiaravalle Centrale ha ospitato una giornata di grande valore culturale culminata con il plauso di Teodolinda Coltellaro, figura di rilievo nel panorama della critica d'arte contemporanea italiana, al progetto Chiaravalle Arte, premio nazionale di arte contemporanea giunto alla sua terza edizione, promosso dalla locale amministrazione comunale e dalla Consulta della Cultura. Ma io ho apprezzato molto perché ho letto in questi giorni, mi sono informato, ho visto anche che l'amministrazione è supportata da una consulta addirittura per l'arte e la cultura, ecco. Quindi essendo una cittadina che ha una sua dimensione anche divulgativa, una cittadina comunque più situata all'interno, ha bisogno di queste strategie mirate, quindi portare anche gente a far muovere anche la crescita da questo punto di vista. Gli fa onore, insomma, quando si parla di arte e di cultura è sempre una crescita diretta o indiretta, per conto mio, e quindi ben vengano queste iniziative. L'evento ha avuto come fulcro la presentazione del libro Sulle vie della critica d'arte, compendio di un cammino nello spessore interpretativo della parola. Le sale del liceo scientifico hanno fatto da cornice a un intenso dialogo intellettuale. Autrice del volume, Teodolinda Coltellaro ha avuto l'occasione di conversare con gli artisti Antonio Puglia Veneziano e Alessandro Russo. Il confronto è stato ulteriormente arricchito dagli intermezzi di lettura di Gianni Paone e Patrizia Fulciniti. L'inizio dei lavori è stato segnato dai saluti istituzionali del vice sindaco Pinarizzo e della presidente della Consulta Teresa Tino, che hanno sottolineato l'importanza di simili iniziative per la comunità. Sì, infatti è così, siamo felicissimi di questo, perché avere qui con noi Teodolinda Coltellaro, critico d'arte e docente, è per noi davvero un grande onore. Quando abbiamo organizzato la mostra abbiamo pensato che bisognava incastonare in questo contesto qualcosa che desse ancora più respiro a quello che stavamo programmando. E quindi abbiamo pensato naturalmente che un personaggio come Teodolinda Coltellaro era sicuramente il massimo a cui potevamo pensare. Aggiungo anche che la stessa cosa vale per la serata che noi avremo il 9 di agosto, sempre qui nei locali del liceo, con il professore Pungitore. Per parlare di cosa? In entrambi i casi, come dicevo, dare ampio respiro, no? a questo contesto. Con la Coltellaro, quindi parlare di arte, ma attraverso le sue riflessioni e quindi sotto vari aspetti. E con il professore Pungitore parlare di intelligenza artificiale, quindi nell'arte.